Buongiorno a tutti ragazzacci e benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale. Torna la serie What If. Oggi tratteremo un argomento particolare. Non porterò le classiche squadre vintage come il Palermo e il Catania che avete visto su questo canale, ma questa volta toccheremo un argomento piuttosto di attualità, ovvero: e se il Chelsea fallisse, cosa succederebbe? Ho ideato questo episodio proprio su quello che si sta presentando nella realtà, ovvero il Chelsea che potrebbe essere vicino al fallimento societario per via di tutte le questioni che conosciamo. In questo episodio vedremo cosa succederà nel caso il Chelsea ripartisse dalla Serie D inglese, ovvero dalla FL2. Prima di iniziare il video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi format come questo, ma soprattutto anche altri episodi, ad esempio le carriere, le mod, i tutorial, eccetera eccetera. Vi ricordo anche di seguirmi sul canale Viola, dove porto i contenuti extra e ci divertiamo insieme. E siamo tornati qui su FIFA 22. Lampard è stato richiamato a Stamford Bridge per guidare la cavalcata dei Blues verso di nuovo la Premier League dopo il fallimento societario. La squadra, proprio per via della crisi, ha dovuto cedere i suoi migliori giocatori e ripartire dai giovani che aveva nella cantera, in questo caso dall'Academy dei Blues, e soprattutto dagli acquisti per sostenere la categoria, e soprattutto un tracollo economico che è stato disastroso. In questa carriera dobbiamo assolutamente puntare molto su quello che è il settore giovanile, perché non avendo tantissime finanze dobbiamo puntare soprattutto sui giovani scoperti proprio dai nostri osservatori. Quindi Jenson Edwards e Liam Barnett devono assolutamente trovarci dei fenomeni, altrimenti questo Chelsea in Premier difficilmente ritornerà. Ok, il nostro buon Liam Barnett ha trovato questo Marvin Evers, che ha un potenziale not bad, 81,94, e già ha un overall sui 52,70. Peccato che sia un 15enne, quindi non possiamo nemmeno utilizzarlo questa stagione, però comunque ce lo portiamo dentro. Infatti il valore è 1.100.000, top. Non male anche questo Patrick Bugard, comunque ha 17 anni, non ha un valore altissimo, però ce lo portiamo dentro. E poi ragazzi, nulla di esageratamente buono, diciamo che due ne abbiamo trovati. Mentre Jenson Edwards trova questo Ryan Cook, 1.600.000, overall che va dai 51,69 e un potenziale da 76,94, questo è da portare assolutamente. E anche questo Carter Winter, però comunque cerchiamo di seguirlo ancora un po' più da vicino. E infatti ragazzi, per niente male, alla fine questo Ryan Cook 62, quindi va benissimo già da quest'anno, lo possiamo anche utilizzare. Patrick Bugard, anche lui non male, comunque può fare sia l'esterno sinistro che destro, ora vedremo comunque in prima squadra come potrà essere trasformato. Il problema è che questi due hanno 15 anni, quindi dobbiamo ancora aspettare. Nel frattempo Bogard ce lo portiamo dentro. Adesso ragazzi andiamo a vedere la squadra del Chelsea per questo campionato e abbiamo Bettinelli in porta. Difensori centrali abbiamo Chalobah Sarr, quindi una difesa centrale abbastanza comunque forte che può fare tranquillamente reparto da sola. Familia Castillo, Lawrence, Massengo, Gilmore e Gallagher a centrocampo, quindi anche qui overall niente male. Abbiamo un 68, un 72, un 74 che per la categoria veramente va benissimo. Abbiamo il giovane albanese Broja, che sappiamo che cresce perché è uno di quei giovani talenti da attenzionare. Poi abbiamo Dolan e Walker, quindi altre fasce molto giovani e una squadra che nel complesso è molto giovane, quindi ci possiamo aspettare comunque degli overall in salita. Questo Walker forse è il punto più scarso della nostra formazione titolare, però può crescere. Mentre per quanto riguarda i sostituti abbiamo Baxter come portiere, Colwill, Bogard, Anjorin, Abram, Madsen, Moskin e poi abbiamo come riserve McVie, Marshall, Ampadu e Cumming. Ok ragazzi, prima partita quella con l'Exeter City, ci andiamo a fare la conferenza stampa di Frank Lampard che inaugura così la nuova stagione del Chelsea e con una squadra ovviamente rivoluzionata. Abbiamo Frank Lampard che si è incaricato di riportare il suo Chelsea in alto dove merita, alla Premier League, però la trafila per arrivarci sarà molto lunga. Infatti Lampard sta proprio annunciando che
L'obiettivo è quello di vincere il titolo. Prima partita di campionato finita sull'1-1 in rimonta, visto che l'Exeter City si è portato in vantaggio con Hammond e recuperiamo con il centrocampista Gallagher. Quindi un inizio non entusiasmante per una squadra che ambisce a tornare in Premier League. Ok ragazzi, siamo arrivati a fine settembre e sostanzialmente abbiamo vinto abbastanza gare, ma in particolar modo le ultime 3 gare, poi per il resto sono soltanto pareggi e soprattutto sconfitte in coppa, quindi un avvio non propriamente esaltante. E andiamo a vedere quella che è la classifica. Attualmente siamo quinti a meno 10 dal Port Vale e quello che ci interessa è arrivare almeno tra le prime 3, anche se il campionato lo dovremmo stravincere. Adesso andiamo a simulare altre gare e se dovesse capitare qualche partita magari proprio contro il Port Vale ce l'andiamo a giocare. Come potete vedere, nell'ultimo mese sono arrivate soltanto vittorie, a parte la sconfitta fuori casa contro lo Swindon Town, però ad ogni modo diciamo risultati molto larghi, visti 3-0 4-2, quindi un attacco che funziona alla grande. Partita proprio contro il Port Vale e nell'ultimo mese abbiamo vinto molte gare, tanto è vero che siamo arrivati a meno 2 dalla testa della classifica e questo è uno scontro che dobbiamo obiettivamente vincere proprio perché ci interessa, perché 3 punti ci consentirebbero di guadagnare la testa della classifica. Ed eccoci qui, Port Vale Chelsea, inizia la partita. Attenzione Broia che inserisce Gallagher. Gallagher l'appoggia dietro per Dolan. Dolan ci prova con il tiro ma va fuori. Partita alquanto brutta ragazzi, mamma mia quanto è lenta. Giocare l'FL2, veramente poche azioni. Attenzione Walker, può andare, palla al piede. C'è Broia da solo in mezzo, lo serve ma sbaglia Broia davanti al portiere. Attenzione, e c'è la parata di Bettinelli, bravissimo Bettinelli. Attenzione Gilmore, ancora Gilmore, può andare tutto solo, la passa in mezzo proprio per Broia, la passa dentro per Dolan ma sbaglia il passaggio, ma ritorna Masengo, arriva Masengo che la passa ancora per Broia. Vede Gilmore, la passa per Walker, Walker deve essere preciso nel cross ma in realtà diventa un tiro nel nulla. Ragazzi ve l'avevo detto comunque che il nostro esterno destro, la nostra ala destra era il punto debole di questa squadra, infatti i cross sono completamente sbagliati. Ancora Gilmore nel frattempo che la mette in mezzo cercando Broia. Bettinelli para un tiro clamoroso nel Port Vale con Rodney. Gallagher può avanzare, Gallagher. Bene Gilmore, la passa per Broia, Broia allunga per Gallagher, Gallagher può andare, Gallagher, Gallagher, ma sbaglia davanti al portiere, incredibile ragazzi. Dolan può andare per Masengo, sbaglia il passaggio però, passaggio sbagliato al 90esimo, è quasi una condanna. Attenzione adesso al Port Vale che si fa in avanti, diventa pericoloso. C'è il recupero di Sarra, benissimo, e finisce la partita 0-0, peccato, opportunità persa per il sorpasso. Ok ragazzi, siamo a gennaio, il 1° gennaio, quindi si apre il mercato invernale e dobbiamo assolutamente prendere un esterno destro, anche perché quello che abbiamo è letteralmente uno scandalo, anche se nelle ultime partite abbiamo stravinto quasi in tutte, tranne con il Walsall, dove c'è l'unico pareggio, quindi ci andiamo a prendere sostanzialmente adesso la testa della classifica e andiamo a 53 punti, a più 5 dal Port Vale, quindi not bad ragazzi, not bad, ma era abbastanza scontato che questo Chelsea dovesse vincere il titolo. Nel frattempo Marvin Evers è diventato finalmente semi maggiorenne, 16 anni, quindi lo possiamo portare in prima squadra e penso che lui prenderà il posto dell'esterno destro, assolutamente. Ed ecco qui, vieni da papà Evers, è un esterno sinistro, ma è un esterno destro, ma si può adattare anche a sinistra. Adesso ricambieremo ruolo nel piano di crescita e lo trasformeremo nella nostra ala sinistra. Ok ragazzi, siamo arrivati a fine stagione, ultima partita con il Bristol Rovers e come potete vedere dalla classifica abbiamo stravinto il campionato di FL League 2, ovvero 106 punti, 110 gol fatti e 47 subiti. Siamo primi a un margine dal Port Vale allucinante. Diciamo che
c'era da aspettarselo. 31 vittorie, 13 pareggi, una sconfitta. Adesso ci andiamo a fare una simulazione dell'ultima partita e ci vediamo la premiazione del Chelsea in questo campionato. E c'è la chiusura. Spazzala, spazzala famiglia! E finisce qui il campionato di FL2 con la vittoria del Chelsea, che può festeggiare fuori casa la vittoria del campionato 1-1, ma che ce frega, abbiamo la coppa. E adesso si va in League One, ragazzi, si va in League One. Festeggiano i ragazzi di Frank Lampard. Successo abbastanza scontato in questa categoria, però si sa, le categorie più basse riservano sempre delle sorprese, ma noi siamo stati bravi a farci valere. Ok ragazzi, la stagione è terminata, siamo in FL League One, quindi adesso al via alla seconda stagione del ritorno del Chelsea verso la Premier League. Insomma, una road to glory. Ad ogni modo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e per quanto riguarda questa serie, questa diciamo miniserie nella serie, vorrei portare più episodi. Ovviamente ogni episodio sarà pressoché una stagione di questo Chelsea, quindi spero che questo format vi possa piacere, fatemelo sapere nei commenti. E per sbloccare il secondo episodio, ragazzi, mi raccomando, dobbiamo arrivare almeno a 50 like, un numero più che onesto. Spero che vi sia piaciuto, ad ogni modo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e iscrivervi sui miei social come ad esempio il canale Viola, dove porto sempre dei contenuti extra. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao ragazzi!